adesso ci occupiamo della nostra città e dei problemi piccoli o grandi che la affliggono. Dunque, uno è quello dei bus a due piani. C'è un articolo del Il Messaggero oggi, il quale dice: bus a due piani sosta vietata, due punti, ignorata l'ordinanza del comune, aree riservate ai mezzi pubblici ancora occupate abusivamente dagli open bus. Dunque ne parliamo con Roberto Cantiani, delegato del sindaco Alemanno per la sicurezza stradale. Cantiani, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie intanto per la disponibilità. Grazie. A che punto siamo allora con questa vicenda dei bus? Quelli, sapete, amici ascoltatori, i bus, quelli scoperti, quelli a due piani classici, insomma, alcuni molto belli peraltro. Ecco, a lei Cantiani. La cosa che mi fa sorridere è che pare il bus mantolese in questi giorni c'è una pioggia, un acquazzone, quindi non so il Messaggero come ha fatto a vedere questa cosa. Però insomma, diciamo che è un problema che questa città lo deve affrontare e lo stiamo affrontando, perché quando parliamo di traffico in una situazione di crisi come quella che sta su Roma, dobbiamo sicuramente stare attenti. Dopo uno studio che abbiamo fatto quest'estate, dove il problema si è acuito con i flussi turistici importanti, siamo arrivati a un intervento pesante del sindaco con l'ordinanza, quella che poi sta scritto anche nel Messaggero. Sì, è vero, sì. Adesso dobbiamo far applicare l'ordinanza. Parecchie società, diciamo il 90% delle società la sta applicando, la sta portando avanti, e c'è sempre chi fa un po' il furbetto e che esce dalle righe. Su questo piano qua dobbiamo sicuramente intervenire in maniera punitiva per chi non rispetta le regole, come nel tratto, così come nelle altre cose. Sì, Cantiani, perché poi per entrare nello specifico, mi scusi se la interrompo, voglio far capire a chi ci sta ascoltando il perché di questo disagio. Dunque c'è un disagio che si riverbera sul movimento degli autobus normali, i quali per esempio, in virtù degli spazi occupati da questi bus a due piani, partono tardi. Viene segnalato sempre sul Messaggero un disagio su tre linee, c'è la protesta degli autisti al deposito di Grotta Rossa, le lunghe attese a Roma Nord. Insomma, ecco, io l'ho voluto dire per far capire di che cosa stiamo parlando. Secondo me, detto da chi si occupa di mobilità a Roma, è un po' esagerato questo, perché non possiamo dire che il traffico della mobilità o il traffico di un ritardo di un autobus è dovuto dal numero dei pullman a due piani, perché sono comunque ancora oggi sono un numero esiguo sulla nostra città. Il problema è che sono tutti concentrati sui itinerari turistici, certo, che 20 pullman a livello romano non sono nulla, perché la grandezza di Roma permette di assorbire la cosa. 20 pullman concentrati sul Tridente oppure il polo turistico archeologico romano diventa un problema. Su questo qua serve una regolamentazione. Purtroppo è un fenomeno che è poco regolamentato a livello europeo, per nulla regolamentato a livello nazionale, e Roma sta cercando di essere la capofila di questa cosa, appunto perché ha questa esigenza, ha questa necessità. Anche per il flusso dei turisti, no, Cantiani, che rispetta ad altri. Anche perché se noi pensiamo che prima c'era una sola società che faceva questo servizio, che poi era la 110, Trambusopa, insomma, come si vuole chiamare, adesso abbiamo più società, abbiamo la società Bus About, abbiamo la società anche l'Opera Romana Pellegrinaggi, che è improntata su questo sistema, che comunque fa scoprire Roma e ci dà la possibilità di dare un servizio in più al turismo, che in questo momento soffre di una crisi mondiale. Senta, dica, perdono. No, quindi secondo me il primo passo che è stato l'ordinanza del sindaco, che poi è stata fatta, diciamo, 20 giorni fa, e quindi ancora è in maniera, si sta attuando in questa città. Comunque quella lì è il primo passo per una grande marcia che ci porterà a regolamentare questo servizio. Quindi insomma ve ne state occupando, il comune se ne sta occupando. Il problema è che magari una avesse la possibilità di far parcheggiare 18.000 pullman sulle strade romane, il problema è che noi abbiamo siti di altissimo pregio turistico e le strade che sono quelle che ci hanno lasciato gli antichi romani, ecco. Quindi il problema è far utilizzare il bilancino su queste cose qui. Ecco Cantiani, invece
invece entriamo nel merito proprio della sua materia. Allora, tutta Italia è massacrata non dal maltempo ma dall'incuria dei decenni che hanno preceduto questo momento di grave disagio da parte di chi l'Italia l'ha amministrata, e dentro c'è tutto l'arco politico che ci riguarda. Il problema lo trovo estremamente serio a livello nazionale, ma veniamo a noi, veniamo a Roma. Lei si occupa di sicurezza stradale. Ecco, si sta facendo qualcosa affinché, a fronte degli allagamenti ormai inevitabili, Cantiani, qui non è più un problema di Roma, qui quando piove si allaga l'Italia. Allora, il cambiamento climatico mondiale. Sì, però non siamo neanche pronti, perché in altri paesi non accade, ma questa è una parentesi aperta e chiusa. Ecco, per Roma state approntando qualcosa di come dire, particolare, per poter osservare ancor più la sicurezza stradale? E mi spiego, Roma, credo, mi conforti o no, abbia la percentuale di motorini di traffico su due ruote, credo la più alta d'Italia. È possibile, Cantiani? Ma forse anche la più alta d'Europa. D'Europa, ecco. Stiamo giocando con altre capitali, però rischiamo di essere la capitale più alta d'Europa. In Europa. Quindi ci vorrebbe, secondo lei, proprio un'attenzione particolare in merito alla sicurezza stradale? Guarda, proprio l'altro giorno parlavamo con il sindaco di questa cosa, che secondo me noi dobbiamo cercare di formare e mettere in campo un piano speciale quando ci sono questi l'allarme pioggia, perché se noi pensiamo che quando la protezione civile dà l'allarme pioggia per andare a controllare l'albero dei fiumi in campagna, diventa una cosa assurda. Il problema noi ce l'abbiamo sulla città, ce l'abbiamo sul traffico urbano che si decuplica quando piove, ce l'abbiamo sul problema della manutenzione stradale, dei crateri che si aprono per la ceduta del sottosuolo. Quindi secondo me quello proprio che la direzione che sta mettendo in campo questa amministrazione è andare a specializzarsi sull'allarme maltempo. Certo. Noi abbiamo chiesto e aspetti, non solo, devo dire che questa amministrazione, per quanto riguarda i manti stradali, sta facendo parecchio, perché lo constato da cittadino andando in giro per Roma con la moto. Ma guardi, abbiamo avuto un'eredità del Maxi Appalto Romeo che è stata devastante. Sì, sì, ma oggettivamente lo dicono. Io l'ho denunciata perché... Cantiani, quando ancora c'era l'altra amministrazione, quindi può capire. Quindi da quella situazione di veramente di crisi profonda e di dramma per la nostra strada, adesso non sono ottimista come lei, nonostante che sono maggioranza, però ci stiamo rimettendo in linea, ci stiamo rimettendo in sesto. Quello che noi però dobbiamo puntare sulla qualità degli interventi. Mm-hmm. Sulla realmente risolvere un problema, perché troppo spesso vediamo che la logica del subappalto o la logica dell'appalto a ribasso d'asta, sì, ci porta a fare dei riattoppi che dopo una pioggia o dopo quattro passaggi di un autobus salta e ci risiamo a buio come prima. Certo. Quindi quello che noi abbiamo chiesto al Ministero, e fortunatamente ci hanno accolto 1,5 milioni d'euro, è cercare di fare interventi sulla sicurezza stradale con nuove tecnologie, con nuovi sistemi e con nuovi prodotti che possano essere consoni alla città di Roma, perché Roma ha un problema morfologico importante, quello che il sottosuolo cede, quello che il sottosuolo è un sottosuolo argilloso, un sottosuolo morbido, diciamo, quindi certo, tutte le vibrazioni e tutto portano a far cedere il manto stradale e quindi a spaccarlo. Mm-hmm. In più abbiamo un regolamento cavi che è stato rifatto da questa amministrazione circa un anno fa, che prima prevedeva l'apertura del cavo in maniera allegra, diciamo, invece adesso abbiamo delle regole certe su chi apre il cavo e chi deve riattoppare l'asfalto dopo, ecco, il taglio. Lei ha toccato, vedete, qua tutti gli argomenti che stanno a cuore ai cittadini. Sa le conversazioni da bar quali sono? Glielo dico in romanesco. Abbiamo, no? Rifatto la strada. Sì. Ma bravissimo. Queste sono i romani. Lei sente al bar, no? In quartieri cose. Hanno riaperto l'altro giorno, hanno richiuso, ma hanno riaperto un'altra volta, perché ci mette anche un bip in mezzo. Sì, beh, ovviamente, ma giustamente che ci sta di molto, no? Ecco. E quindi lei ovviamente stamattina ha raccontato che probabilmente avremo anche un futuro migliore in questo senso. Abbiamo fatto già un primo regolamento cavi che cerca di stringere un po' le ditte appaltatrici su interventi di qualità, però secondo me ancora non è sufficiente, perché dobbiamo ancora
andare avanti mettendo una cabina di regia per far, perché è facilissimo. Io Comune di Roma comunico alle 30 ditte che lavorano nei sottosuoli, io sto facendo la strada, volete dovete intervenire da qui a un anno, se loro vogliono intervenire intervengono, se no dopo, da qui a un anno non si interviene più perché ho rifatto l'altra da io, ovviamente, quindi il problema ovviamente. È quello. Va bene, Cantiani, grazie, è stato molto interessante. Grazie a lei, buon proseguimento. A lei e buon lavoro, al delegato del sindaco Lemanno per la sicurezza stradale, Roberto Cantiani.